persone che questa sera sono qui a parlare ancora una volta di mafie. Reggio Emilia è un periodo che sta dedicando a questo tema parecchi incontri, parecchi interventi, proprio perché, come dice Ciconte, Reggio Emilia ha dei cittadini attivi, ha i cittadini responsabili e quindi di conseguenza nascono le iniziative che ci permettono di leggere questo fenomeno e di capire cosa e come si può fare qui al nord. Io faccio parte di questo coordinamento Locride Reggio Emilia, che è nato dall'appello che le cooperative sociali della Calabria hanno fatto a livello nazionale con una manifestazione il 1 marzo del 2008 a Locri e che si ripeterà il 1 marzo del 2009 a Crotone, a fianco di una delle città che noi conosciamo molto bene, Cutro. Come voi sapete abbiamo una comunità cutrese qui a Reggio Emilia. E quindi speriamo che molti reggiani, così come nel 2008, vengano a dimostrare insieme a tutte le persone del sud e del nord e sostenere tutte le cooperative sociali che stanno lottando per portare avanti la difesa popolare non violenta. È nato questo coordinamento qui a Reggio Emilia, di cui io faccio parte, molto probabilmente farà partire un osservatorio che tiene insieme anche Libera come associazione e tiene insieme rappresentanti anche di varie organizzazioni sindacali. Il tentativo è di pungolare le amministrazioni, gli enti che si devono occupare di questo fenomeno dal punto di vista sia dei controlli che legislativo. Siamo partiti da poco, per ora siamo fermi alla raccolta delle informazioni, dopodiché tenteremo di fare qualche pubblicazione. Nel frattempo abbiamo promosso, non so se qualcuno di voi è venuto, la settimana scorsa la Scuola di Pace ha organizzato questi incontri con anche professori dell'università per abbinare il discorso della difesa popolare non violenta anche legata ai corpi civili di pace, quindi non solo in zona di guerra, ma riteniamo che la mafia possa essere anche zona di guerra e di conseguenza si può creare anche un corpo civile di pace rispetto a questi temi. Ne è stato discusso, ci saranno, usciranno non so quando probabilmente i risultati di questo piccolo convegno. E inoltre volevo ricordare anche che il coordinamento tenta di supportare tutto il lavoro delle cooperative sociali del sud e soprattutto della Calabria proprio perché per creare queste sacche di lavoro liberi dal pizzo, liberi dall'estorsione, liberi dal dover pagare per avere un documento. Quindi un grosso lavoro è anche quello di sostegno proprio anche economico, di diffusione dei loro prodotti e di quello che loro fanno. Io personalmente collaboro con una cooperativa, Contrascienzia, che sono una cooperativa d'artisti, abbiamo creato questo spettacolo sul fenomeno dell'andrangheta che stiamo portando in giro per l'Italia, anche nelle scuole, proprio per parlare di questi temi. Io direi di passare a presentare i personaggi che abbiamo qui questa sera. Sono emozionata perché tutte le volte che conosco persone che hanno lavorato per anni anche nei luoghi che sono i luoghi dove la violenza diretta ha la maggiore visibilità, perché la mafia ha espressione di tutte e tre le violenze, così come dice Galtung, violenza strutturale, violenza diretta e violenza culturale. Quella strutturale riguarda proprio l'organizzazione che si organizza nel territorio attraverso un sistema pianificato. Quella culturale è quella che impedisce alle persone di sentirsi liberi attraverso la paura, attraverso anche il destino ineluttabile, e quella diretta è la violenza attraverso le intimidazioni, attraverso le uccisioni e via discorrendo. Avere qui rappresentanti che hanno lavorato direttamente in questi luoghi e che hanno saputo, di fronte alla violenza diretta, che è quella che dal punto di vista umano io penso che scateni di più sentimenti anche abbastanza negativi, io veramente a volte mi emoziono. Quindi ho qui stasera della Fondazione Antonino Caponetto, che si è costituita il 16 giugno del 2003 a Firenze, è giusto? E abbiamo il presidente Elisabetta Baldi Caponetto, che è stata moglie di Nino, Salvatore Calleri,
che è uno dei soci fondatori, giusto? E il signor Domenico Bilotta, che è responsabile nazionale del settore scuola. Ho fatto la mia parte, ma lascerò molto più spazio a loro, poi eventualmente anche alle vostre domande, che spero siano tante. Direi però di cominciare a dire qualcosa sulla fondazione, e siamo messi d'accordo prima con Domenico, che ci dirà. E saremo tutti brevi per poi dare spazio alle domande. Buonasera, io mi alzo anche se non cambia molto. La fondazione... Come, per le foto, è vero. La fondazione, come diceva prima, è nata e prosegue quello che è stato il messaggio di Nonno Nino, come viene chiamato tutti dal giudice Caponnetto. Giudice Caponnetto, padre del pool, quello che ha inventato il pool, in quanto poi ve lo spiegherà meglio Nonna Betta, la moglie del giudice. Ormai anziano, poteva tranquillamente rimanere a Firenze, e invece dopo l'ennesima morte ammazzato del giudice Chinnici ha deciso di andare in Sicilia a combattere la mafia, e capì che l'unico sistema era quello di creare un pool, non singolarmente, ma creare un pool, e quindi chiamò a sé Guarnotta, Di Lello, Falcone e Borsellino. Dopo la morte di Falcone e Borsellino, il giudice Caponnetto disse la famosa frase: tutto è finita. Però immediatamente, subito dopo, uscito proprio fuori in piazza, proprio dei ragazzi come voi, gli dissero: Nino, non ci lasciare, Nino, ora chi ci può difendere? E lui capì che bisognava ricominciare a combattere, e lo fece con tutte le sue forze per ben oltre 10 anni, girando per le scuole, facendo anche 3 incontri al giorno. 3 incontri, e devo dire stasera sono felicissimo del fatto che ci siete tantissimi ragazzi. Lui, come poi ha proseguito la fondazione, è quello che fa attualmente la fondazione, in quanto andiamo da Palermo a Trento, abbiamo un calendario abbastanza ampio, andiamo nelle scuole a parlare di legalità, e siamo anche così presenti al tavolo della legalità già prima col vecchio governo, ma ad ogni modo siamo ancora presenti perché dura 3 anni al tavolo della legalità. Collaboriamo con diversi uffici scolastici regionali, e perché questo? Perché appunto Nonno Nino capì che l'unico modo per cambiare il sistema, il modo di far politica e cambiare, bisogna puntare su voi giovani. Su voi giovani che purtroppo spesso ormai vi hanno relegati da un lato, non vi daranno spazio, e questo purtroppo è colpa degli adulti. Gli adulti che hanno smesso, e qui ci sono degli insegnanti che potranno capirlo, hanno smesso i genitori di fare gli educatori, spesso hanno dato, una volta era il 50%, era la famiglia, il 50% era la scuola a intervenire sull'educazione dei propri figli, oggi è tutto sulla scuola. Una scuola però che non viene sempre abbandonata, spesso non si investe nella scuola perché i primi a avere i tagli sono proprio le scuole, non si investe su quello che è la ricerca, non si investe sui giovani. Quindi ragazzi, non vi è lasciato spazio, quindi l'unico modo è riconquistarvi innamorandovi della politica, innamorandovi di quello che è la cosa sociale. Noi quest'anno tra l'altro abbiamo seguito 500 ragazzi che sono andati
nei campi di lavoro a Corleone, 500 ragazzi toscani che sono andati a dare un contributo alle terre confiscate, le terre tolte alla mafia. E questo è un bellissimo segnale che i giovani possono dare, quello della solidarietà, quello che è l'aiuto vero. E voi che non accettate i compromessi, è una bella cosa, dovete continuare su questo passo, ma ricordatevi che qualsiasi modo vi organizzate o fate politica, ma innamoratevi della politica. La politica è una cosa bellissima, chi la fa sporca è quello da mettere da parte. E allora voi organizzatevi perché non vi danno spazio, ma ve lo potete prendere. Noi stiamo facendo quest'anno un progetto dove appunto lavoriamo proprio per far sì che gli enti locali e tutte le associazioni varie eccetera diano spazio ai giovani su quelle che sono le proprie esigenze, quelle che è il loro calendario, il loro modo di poter emergere. Perché spesso appunto anche nelle minime piccole cose, come poter fare un concerto, poter fare attività culturale, non vi danno spazio, non vi danno locali e così via. Voi vi potete organizzare, vi potete cominciare a innamorarvi anche del vostro territorio, per poterlo difendere, perché la mafia attecchisce dove non c'è questo controllo, dove purtroppo anche nelle nostre zone, poi lo spiegherà meglio Calleri, la mafia non è in Sicilia e in Calabria solamente, la mafia è anche nei nostri territori come questi, dove vengono a riciclare, dove gli affari si fanno, dove ci sono i soldi. Lì controllano il territorio, qui vengono a investire. È come io ho 100 euro falsi e ne prendo 50 puliti. La mafia fa in questo modo, cioè investe in attività lecite, acquista come ha fatto in Toscana o nelle zone romagnole, acquista alberghi, acquista ristoranti, acquista attività pulite e non certamente venendo con la coppola a lulupare, no? Viene con tanti bei soldini e acquista spesso con la complicità anche non soltanto degli enti locali o del politico, spesso anche del cittadino, perché il cittadino che accetta di vendere il proprio bene a un prezzo esorbitante, nel senso che se io ho un bene che costa 500.000 euro e arriva quello e me ne dà 1,5 milioni di euro e io sto zitto, sono complice. E oggi col degrado anche di quello di non badare ma soltanto a quello che è il dio denaro, quello di non badare alla comunità, a veramente a tenere fermo certi cardini che sono il bene della comunità e del territorio, e beh, questo si dà poi lo spazio. Quindi la mafia attecchisce dove il discorso culturale. Sto finendo nel mio intervento, se no poi ci si ripete. Quindi ragazzi, ripeto, domani per esempio saremo a Scandiano in una scuola e quindi riprendiamo quello che è il nostro lavoro di tutti i giorni e spero che le attività che ognuno di voi fa sia soprattutto quella del rispetto delle regole, il rispetto del proprio territorio e del proprio ambiente. Io a questo punto mi hanno già bellettagliato, quindi passo la parola a Calleri. Ogni tanto un po' di censura ci vuole, se no. Faceva anche con nonno Nino lui. Ovviamente.
tant'è che è famosa, vi faccio questa parentesi sul nonno Nino. Noi ogni anno facciamo il vertice nazionale antimafia. Nonno Nino era molto schietto. Allora, il primo anno, nel 1999, per la prima volta in vita sua, lui che era sempre breve, parlò 40 minuti. Allora, nessuno aveva la faccia di fermarlo. Tenete presente che accanto a lui c'erano anche Dario Fodo, Luigi Ciotti, Gerardo Colombo. Nessuno aveva il coraggio di fermarlo. Tutti guardavano me perché sapevano che ero l'unico con la faccia, andare a dire stai eccedendo, fermati. Quindi andai e praticamente glielo dissi come l'ho detto da lui, guarda, in modo plateale. Bene. L'anno dopo, nel discorso del 2000, dice tutti gli altri dovranno parlare 10 minuti, perché nel vertice la regola è 10 minuti, io me ne prenderò 20 nonostante quel tiranno di Calleri, perché devo fare l'apertura, eccetera. Questa tanto per... Conclusione, ti sei bruciato 3 minuti. Vabbè, esatto. Detto questo, allora, lui ha parlato dell'attività principale per lui, che è la scuola, che è un'attività importante. In realtà la fondazione fa anche altro, la scuola è una delle attività della fondazione Caponnetto, fondamentale perché serve per la creazione di una consapevolezza fra gli studenti di che cos'è la legalità, di che cos'è la mafia, eccetera. Nello stesso tempo però è importante anche fare incontri tipo questi, o fare incontri anche rivolti alla cittadinanza, o anche fare incontri tipo i vertici nazionali antimafia che noi ogni anno facciamo, per non lasciare soli coloro che combattono contro la mafia e per fare analisi su che cos'è la mafia nel territorio. Questo è fondamentale. Parto da un dato. In base ad alcune stime, una delle fonti è Vigna, l'altra è Grasso, quindi il vecchio procuratore nazionale antimafia e il nuovo procuratore nazionale antimafia. Se si considerano solo le mafie italiane, abbiamo un fatturato di circa 150 miliardi di euro l'anno in Italia. Se si mettono anche le mafie straniere arriviamo a circa 200 miliardi di euro di fatturato. Ovviamente non sono stime facilmente riscontrabili, perché su questi numeri e sul fatto che la mafia è comunque qualcosa di sommerso si può anche sbagliare, ma io sono convinto che in questi casi se si sbaglia, e si sbaglia per difetto più che per eccesso. Tenete presente quante finanziarie ci facciamo? Tantissime. Allora, quindi questo è un problema. Io ho fatto un calcolo, regioni tipo la Toscana e l'Emilia Romagna, il fatturato è di 7,5 miliardi di euro di fatturato di tutte le varie mafie. Non è poco, considerando anche lo spaccio di droga, considerando tutta una serie di cose, quindi considerando lo sfruttamento della prostituzione, considerando il riciclo del denaro sporco, eccetera. Visto che questa è anche una scuola di etica e politica, poi concluderò il mio intervento dicendo quali sono alcune norme etiche per non finanziare la mafia, perché comunque ognuno di noi, anche magari chi è più liberal, pensa che alcuni comportamenti che tiene comunemente comunque siano tollerabili, invece no. Allora, cosa quindi uno può fare? Innanzitutto capire come funziona. In pillole le organizzazioni criminali hanno delle loro regole e funzionano in un determinato modo. Partiamo dalla Sicilia e arriviamo fino al Veneto, perché c'è anche una forma mafiosa del nord, che è la mala del Brenta, quindi che si sta ricostituendo tra l'altro in questi anni. Ecco, la crisi economica si sta ricostituendo la mala del Brenta. Se partiamo dalla Sicilia, noi abbiamo una forma criminale che è quella più famosa, che noi chiamiamo tutti mafia, ma che in realtà si chiama Cosa Nostra, che ha una struttura verticistica, che è gestita da una cupola che ora stavano tentando di ricostituire dopo gli ultimi arresti di Rina negli anni, diversi anni fa, ma di Provenzano di recente, e poi di tanti altri boss, che praticamente la struttura verticistica decide le varie cose. Praticamente tutto è una forma molto organizzata e non ha lo stesso livello di degrado che si può vedere in Campania. Cioè, ad esempio, le regole in Sicilia sono che le rapine non devono portare al morto. Quindi da un certo punto di vista mira a un maggiore consenso sociale, perché anche ordine e giustizia alternativa, cioè è un antistato, con i suoi posti di lavoro, con le sue regole, eccetera. Risaliamo la penisola e troviamo l'Andrangheta. L'Andrangheta attualmente, che è molto presente anche a Reggio Emilia,
l'Andrangheta, che attualmente è la forma mafiosa che d'arcaica, saltando un paio di generazioni criminali, è diventata moderna ed efficiente. Tenete presente che anche Al-Qaeda ha imitato, l'organizzazione criminale Al-Qaeda, terroristica, Al-Qaeda ha imitato l'Andrangheta nella struttura. Essendo nata prima l'Andrangheta, penso che sia Al-Qaeda che l'ha imitata, non il contrario, come ho sentito dire da qualcuno, l'Andrangheta imita Al-Qaeda. No, no, semmai sono loro che si sono studiati la struttura. Perché l'Andrangheta è una struttura a cellula, clan familiare, quindi meno aperto alle collaborazioni di giustizia, più chiuso verso l'esterno, quindi più efficiente da un punto di vista anche militare, e quindi una struttura di varie cellule che sono collegate a volte fra di loro, a volte no, quando a volte non sono collegate si fanno le guerre, sempre meno però ultimamente, ci sono sempre più affari e sempre meno guerre, e la cellula principale esercita una sorta di attrazione nei confronti delle cellule minori, quindi la cellula più grossa poi in qualche modo finisce per comandare, però rispettando le autonomie delle altre cellule. È quella con i riti più massonici, quella con i riti più indirettamente massonici, e quindi praticamente ha un po' di segretezza, un po' di fascino anche da quel punto di vista nei confronti anche di giovani, che poi fanno parte dell'Andrangheta. E questa la rende pericolosissima. È diventata efficiente perché ha mandato i propri figli a studiare, perché ha investito bene i soldi dei rapimenti che fece negli anni 70 e 80 e ha fatto una trasformazione rapida. Tant'è che ora nel nord, in Emilia-Romagna, in Lombardia sicuramente, eccetera, è diventata, in Toscana e in Umbria, è diventata probabilmente la forma mafiosa principale. Molti locali di lap dance sono gestiti quasi esclusivamente dall'Andrangheta, a volte d'accordo con un altro clan che è quello dei Casalesi. Si risale la penisola e troviamo sulla sinistra la Campania e sulla destra la Puglia. In Puglia c'è la Sacra Corona Unita, che in questo momento, grazie anche all'opera di repressione negli anni 80 e 90, è la meno forte fra le organizzazioni mafiose, ancora c'è perché stanno uscendo dal carcere dopo gli arresti, e perché sono passati anni e quindi purtroppo stanno uscendo dal carcere. Però ancora è la più debole in assoluto fra le altre organizzazioni, che ha copiato un po' in parte l'Andrangheta e in parte la Camorra, quindi è un incrocio come forma organizzativa. Se andiamo sulla sinistra della penisola troviamo la Camorra. La Camorra è di due tipi. Casalesi, ovviamente sto semplificando, e criminalità disorganizzata, detta anche il sistema, all'interno del libro di Saviano lo chiama il sistema, quello che vige a Napoli, che io chiamo invece anche criminalità disorganizzata. I casalesi sono più sul modello siciliano, ossia hanno una struttura verticistica all'interno del clan e tentano di mantenere l'ordine, l'avete visto con la strage di Castel Volturno, in cui hanno fatto vedere che non volevano altri che potevano lontanamente minare il suo controllo del territorio, hanno sparato nel mucchio, perché sembra che su 7, 5 fossero collaterali, quindi hanno voluto dare proprio una sensazione molto forte di controllo del territorio. E investono in tutta Italia, anche qui sono presenti in Toscana, hanno un accordo di ferro con l'Andrangheta, eccetera. La criminalità disorganizzata, quella che è chiamato sistema, è praticamente permette invece l'escalata al proprio interno, ossia gruppi criminali minori, ossia 4 o 5 di voi decidono di fare vivono a Napoli, decidono di fare un gruppo camorristico, con le regole del gioco possono fare la scalata, quindi ha un alto tasso di violenza, ha un alto tasso di mortalità anche fra gli stessi camorristi, ha un altro tasso di influenze visive da telefilm, da film, tant'è che sono quelli che sanno sparare peggio, perché sparano così, perché hanno visto fare nei film e così manchi, tant'è che hai un sacco di feriti collaterali a Napoli di persone che vanno a prendere il gelato o robe similari, e questo le rende pericolosi, soprattutto per i cittadini che vivono in quella città, le rende molto aggressivi, perché le scalate ti rendono molto aggressivi e porta anche a varie guerre di mafia che ci sono in corso, tutto il resto, poi c'è una parte del napoletano che è più simile a Casalesi, ma qui vi sto facendo un riassunto. Si sale, nel Lazio c'è stata anche lì una forma mafiosa
che io chiamo mafiosa, ma che forse andrebbe chiamata più come criminalità organizzata in senso più stretto, perché è diversa, senza giuramenti, è la banda della Magliana. La banda della Magliana è stata una sorta di agenzia al servizio dei vari gruppi criminali. Praticamente era una sorta di agenzia che collaboravano, un gruppo di professionisti che collaboravano con le varie mafie e gestivano delle cose nel Lazio e che hanno investito. Si risale e si arriva al Veneto. Mala del Brenta. La Mala del Brenta è nata negli anni 70 e 80, ha copiato il modello siciliano, quindi avendolo copiato magari anche leggermente diverso, e in qualche modo ha rappresentato una fase nella criminalità veneta di terrore, di elevata violenza, di elevato controllo del territorio e anche di creazione di consenso sociale. Quindi se uno pensava, perché la mafia per vivere deve avere un consenso sociale attorno, senza il consenso sociale e politico la mafia non vive. Cioè il consenso sociale e politico per la mafia è come l'acqua per il pesce. Quindi il vantaggio dell'Emilia Romagna è che, tranne rari casi, in questo territorio la mafia c'è, però non è un territorio di mafia. E questa è una differenza fondamentale, perché è la stessa differenza che c'è in Toscana, è la stessa differenza che c'è in generale nel centro Italia. In alcune zone del nord questa caratteristica si sta perdendo, in alcune zone della Lombardia in particolare. Ci sono poi le mafie straniere. Spesso non si vuole parlare delle mafie straniere perché si viene scambiati per razzismi. Io ritengo invece, per razzisti, io invece ritengo che bisogna parlarne, perché allo straniero per bene gli si fa un favore se si parla della sua mafia. Quindi non va mai fatto di tutta l'erba un fascio. La mafia, secondo me, straniera più forte che ci abbiamo in Italia, ma probabilmente anche al mondo, è la mafia cinese. Non sempre le sentenze riconoscono le forme di criminalità organizzata cinese come forme mafiose, perché a volte noi abbiamo ancora la lente deformante di considerare le forme mafiose, anche se straniere, con la lente deformante delle forme mafiose italiane che vi ho appena spiegato. Invece quando le forme mafiose straniere vengono, è come quando noi ci siamo spostati in America con la nostra mafia. La mafia americana, essendo un'evoluzione della mafia italiana su un altro territorio, è leggermente diversa. Quindi le triade cinesi o le gang cinesi che operano sul territorio italiano sono magari diverse da come uno pensa che sia la triade in Cina. Comunque essenzialmente sono di due tipi le forme mafiose cinesi, e anche su questo territorio ho visto che avete i segnali, perché avete avuto delle rapine violente. Noi abbiamo due forme essenzialmente di mafia cinese, che sono le triadi e le gang. Le gang ancora non sono riconosciute come forma di mafia cinese, le triadi oramai sì, perché hanno un valore internazionale, eccetera. Le triadi sono organizzate a stella, quindi è una struttura simile a quella dell'andrangheta, è una sorta di cellula, ogni singola stella è una sorta di cellula. Quindi hanno un capo all'interno di una cosca, hanno una struttura quindi verticale. All'interno della cellula c'è una struttura, quindi una struttura orizzontale, all'interno della cellula c'è una struttura verticale, però col capo della cosca. Succede che però spesso le cosche che operano a Reggio Emilia magari o sono in Toscana o sono in Lombardia, non hanno questo modo di controllare a distanza il territorio e spesso lo fanno hanno un grande pendolarismo criminale. E spesso lo fanno con rapine violente, in modo che devono anche incutere paura ai loro connazionali. Questo è avvenuto più volte nell'Empolese, nel Pratese, la Fondazione ha sede in Toscana, quindi la mafia cinese la segue con particolare attenzione. Ma sta avvenendo, l'ho visto anche in Emilia Romagna e da altre parti, e in Lombardia in modo particolare, tutta la questione via fra Paolo Sarpi. Se vi ricordate c'è stato anche un omicidio fra cinesi a colpi di pistola, sempre nella zona di via fra Paolo Sarpi, l'anno scorso mi sembra. E come si sta evolvendo ora? Ora, oltre alle triadi, ci sono questi cinesi di terza e quarta generazione che sono giovani, che hanno meno regole rispetto alle triadi, che hanno delle regole molto codificate e molto antiche, perché le triadi moderne sono nate dopo la rivolta dei boxer a inizio Novecento. La rivolta dei boxer è quella rivolta nazionalista cinese
che praticamente si ribellava al dominio degli stranieri sulla terra cinese, eccetera. C'era stata tutta la crisi dell'impero e tutto il resto. Le gang sono questi cinesi di terza o quarta generazione che per un po' sono stati anche sfruttati dalle triadi per fare le rapine. Dall'altra parte però ci sono dei segnali anche di emancipazione. Quindi è un momento in cui non si capisce se sono in qualche modo collegate o se stanno diventando una forma criminale autonoma e se le vecchie triadi permetteranno alle gang di, ci potrebbe anche, alle gang di esserci, ci potrebbe anche essere una nuova guerra di mafia fra loro. Altro errore che si commette, che si è sempre commesso nei confronti di tutte le forme mafiose, è che si pensa sempre che se riguarda loro, riguarda solo loro. Non è vero, perché in America le mafie cinesi poi si sono rivolte anche agli altri gruppi razziali. Qui, quando c'è da fare poi il denaro, se ne fregano. Noi siamo ancora a una fase più primitiva in Italia, ma in futuro potrà succedere. Cioè, esiste anche un movimento antimafia cinese. Gli italiani non lo sanno, perché comunque come comunità purtroppo tende a essere chiusa. Io spero che si arrivi ad avere cinesi di nazionalità italiana e alcuni di loro dovrebbero, secondo me, fare i poliziotti, in modo che iniziamo ad avere anche delle conoscenze più dirette del loro modo di ragionare e del loro modo di agire. Dobbiamo iniziare anche a attrezzarci nella lotta contro le mafie straniere. Altre mafie straniere rilevanti sono l'albanese, la rumena, la mafia russa, che è presente in Romagna soprattutto e che grazie a Rimini, lo dico in modo ironico, sono arrivati ovunque, fra cui la Versilia, e che sono secondo me anche abbastanza forti perché hanno una grandissima liquidità. La mafia russa, tutti pensano che sia nata dopo il crollo dell'URSS, un altro errore storico, ci sono dei luoghi comuni, la mafia russa è nata negli anni 20, la mafia moderna russa, la cosa nostra russa. Ha delle sue regole, sono abbastanza verticistici all'interno dei loro gruppi, sono un incrocio come struttura fra 'ndrangheta e cosa nostra. La nuova generazione di mafiosi russi però ama troppo il benessere, mentre la vecchia generazione di mafiosi russi riteneva un onore farsi il carcere, i nuovi no, i nuovi vogliono, anche loro si evolvono, vogliono vivere, e quindi in questo sono un pochino abbastanza appariscenti, quindi quando arrivano si vedono, e questo può anche essere un limite. Il problema è, e poi ora lo racconto nella parte del riciclo, che è difficile colpire, se non commettono reati su questo territorio, i mafiosi russi, perché loro qui vengono, investono e spendono, e è molto difficile, perché se i soldi che io investo sono che provengono da un altro paese, non mi scatti il reato. Queste purtroppo sono le norme attuali, quindi è molto difficile colpirli. Poi ci sono tante altre mafie minori, fra cui quelle dei gruppi magrebini, alcune forme di criminalità organizzata che sono state trovate nel Piemonte, di gruppi nigeriani che si erano formati, eccetera, e però da questo punto di vista non mi voglio più dilungare. Se ci saranno domande precise risponderò. Cos'è che ora sta succedendo? Sta succedendo che le forme mafiose più evolute stanno investendo denaro. Queste zone sono zone ricche, ma sono tutte zone in crisi economica. Allora, quando una zona è ricca ed è in crisi economica, in qualche modo ha anche un po' l'amore per i soldi. Allora, il punto debole dell'Emiliano, il punto debole dell'Umbria, del Toscano, è che anche se c'è una minima difficoltà e il tenore di vita è alto, da un punto di vista etico accetterà con facilità un passaggio di denaro e la cessione della propria attività, perché comunque in questo momento c'è la crisi si sente. I gruppi mafiosi non sono in crisi, investono. E noi abbiamo due bracci in questo momento, il braccio armato che è in crisi, perché il braccio armato ha avuto molti arresti, il braccio economico che non è in crisi. Quindi abbiamo in questo momento due pilastri, quello economico è qua, quello armato è qua. Per assurdo i continui arresti di quello armato mi stanno rafforzando l'altro. L'altro è quello che si infiltra meglio, anzi è quello che magari fra due o tre generazioni può far dimenticare che è mafioso. Infatti per assurdo ogni tanto qualcuno del braccio economico che non si comporta bene viene fatto fuori dal braccio armato, perché comunque il braccio armato poi è quello che comanda, che è quello che spara. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché a volte invece si pensa che sia solo economico e ci si dimentica del braccio armato. E invece mai. Recentemente c'è stato un omicidio in Calabria di uno che saltò in aria con la macchina, che era sospettato ed era sotto inchiesta per riciclo. Quindi si vede che lì il braccio armato questo aveva ceduto e lo ha...
e lo ha liquidato, come si suol dire. Quindi è importante l'etica, qui siamo in una scuola di politica etica, quindi è importante dire che l'etica nel comportamento, quindi non si devono accettare soldi facili, primo luogo. Secondo luogo, ci possono poi anche essere altri comportamenti più spiccioli che praticamente possono favorire le organizzazioni criminali. Oggi chi si fuma uno spinello, chi si fa di cocaina, qui non entro nel dibattito sì o no, io tendenzialmente sono anche un antiproibizionista, però finché la legge vieta, uno non fuma o non fa non si fa di cocaina. Se è un antiproibizionista si batte affinché siano libere, perché in questo momento gli spinelli, la cocaina e tutte le altre forme di droga sono gestite dalla mafia. Quindi se qualcuno si fuma uno spinello là, la aiuta, la foraggia, non so come dire. Finanzi l'andrangheta, in questa zona te finanzi l'andrangheta, perché gestisce lei tutti i traffici di questo tipo di droghe. Idem chi va con una prostituta. Chi va con una prostituta, se la prostituta è schiava, finanzia l'organizzazione criminale. Allora, uno magari ride, scherzato, ma lo sapete che c'è una percentuale maschile che va con le prostitute che è altissima? Siamo sul 20%. Guardate, non è poco un 20%. A queste sono alcune stime, poi può essere per difetto o per eccesso. Ma per me anche il 10 o il 30 è tanto. Io non voglio fare il moralista, non me ne frega assolutamente nulla. Se qualcuno di voi decide di andare a prostitute, se ne scelga una consenziente, non che è sfruttata dall'albanese, che la picchia o la frusta, se non gli porta l'incasso, perché quella è riduzione in schiavitù e bisogna essere severissimi eticamente e moralmente su queste cose, perché il nostro comportamento incide. Poi un'altra cosa, io mi ritengo fortunato perché la Fondazione Caponnetto per fortuna non fa parte delle vittime, quindi noi per fortuna non abbiamo avuto quelle sofferenze, l'ha avuto il giudice Caponnetto perché ha visto morire due suoi figlioli praticamente, Falcone e Borsellino, con quella frase di cui poi si è anche pentito, perché una caratteristica dei grandi uomini è accorgersi di sbagliare, dire ho sbagliato e tornare indietro, non è una capacità che hanno tutti. No, io smetto subito perché poi ti passo la parola. Poi ti passo la parola subito perché qui sennò ci rubiamo davvero gli interventi. E quindi noi per fortuna non abbiamo assolutamente sofferto. Un altro rischio che quindi noi però non dobbiamo correre, è perché a noi il fatto che non abbiamo sofferto e che abbiamo la sede in Toscana ci permette, anche se io sono di Catania comunque originario, ci permette di avere una visuale diversa e quindi non entrare mai nelle polemiche che ci sono e sono elevatissime all'interno del mondo antimafia. Il fatto che non abbiamo sofferto ci permette di anche fare delle valutazioni, stiamo sempre attenti a pensare che la singola opera di bene che facciamo non serva solo poi a metterci a noi a posto la coscienza. Faccio un esempio, è importantissimo andare in Calabria e noi stiamo, o andare in Sicilia che noi stiamo aiutando questi 500 giovani, però questo non ci deve poi far dimenticare che quando si torna qua abbiamo gli stessi gruppi che noi combattiamo là e abbiamo già milioni di euro di beni confiscati. In Toscana siamo a una decina, 15 milioni di euro di beni confiscati. Quindi non dobbiamo andare là per metterci la coscienza a posto, dobbiamo andare là per imparare, venire qua e fare le stesse cose qua e non abbassare la guardia qua. Perché questo è fondamentale. Perché a volte sento che si parla sempre, io sono stato una volta invitato a un incontro in Toscana in cui volevano che io gli dicessi cos'era la mafia in Sicilia. Ho detto, bene, io vi dico cos'è la mafia in Sicilia, vi spiego, poi vi dico cos'è la mafia qua. Qui c'è, qui ricicla, e rimasero sconvolti. L'Emilia Romagna, secondo me, deve ancora fare dei passi avanti, perché voi avete avuto vittime del terrorismo, non avete avuto vittime di mafia, per fortuna. La Toscana ha avuto le sue vittime di mafia, la strage di Via del Gergofili, la strage del Rapido 904, la mancata strage di Via Toscanini, che per puro miracolo sbagliarono a sistemare la bomba. E quindi voglio dire, abbiamo avuto, e quindi forse siamo un pezzettino più avanti rispetto alle altre regioni del centro d'Italia. L'Umbria è messa ancora peggio rispetto a voi, perché lì sono pieni di 'ndrangheta, addirittura c'è Orvieto che è circondata dai rifiuti dei casalesi e nessuno ne parla, è uno scandalo enorme. Però l'importante è che da questo incontro stasera esca una consapevolezza che la mafia è nazionale e internazionale.
Tenete presente che la mafia presente in Emilia Romagna ha finito per danneggiare persino San Marino. Passo la parola a nonna Betta. Allora, volevo dirvi subito, se voi mi chiedete perché alla mia verde età continuo a girare tutta Italia, è perché non voglio che muoia un'altra volta, nonno Nino. Se voi avete fatto caso, in televisione non si parla del nonno Nino, si parla di Falcone e Borsellino. Perché? Perché hanno avuto questa morte tragica. E allora bisogna che io mi adatti, fino a che si può, a girare insieme a questi due scellerati qui. E vorrei raccontarvi qualcosa del mio nonno. Prima di tutto, perché si chiama nonno Nino? Perché già quando è tornato da Palermo, sono continuate le minacce, naturalmente, no? E allora si è pensato, per nasconderlo un pochino, di, quando c'era bisogno di sapere qualcosa di lui, di dire che fa nonno Nino, dov'è nonno Nino, chi accompagna nonno Nino. E così è diventato il nonno Nino nazionale. E naturalmente io, essendo una moglie, sono una nonna Betta, infatti io vorrei proprio che voi mi ricordaste come una vecchia. Chiamiamo nonna Papera. Perché non sapete il nome di loro? Perché non lo posso dire, capito? Non lo posso dire. Anche perché loro sono una TV di strada, quindi stanno riprendendo tutto. Dunque, io con nonno Nino ci sono stata 61 anni, l'ho conosciuto a 19 anni, quindi fate subito il conto, è arrivata a quel punto. E una cosa che vorrei subito dirvi, nonno nato a Caltanissetta, e appena ha sentito alla televisione della morte di questo giudice Chinnici, non solo lui è morto, perché era il primo caso di una macchina imbottita di tritolo, e per cui è morto lui, sono morte due scorte, due uomini di scorte, e anche, poveretto, il portiere del suo appartamento, che si trovava sulla strada, sul marciapiede. Allora il nonno, che era tranquillamente a Firenze, faceva il giudice, era già arrivato quasi in fondo alla sua carriera, e pensa e ripensa, senza mai dormire la notte, decide, e senza dirmi niente, decide di fare una domanda al Consiglio Superiore. La domanda è così fatta: se voi credete che io sia al caso di poter sostituire questo giudice, mi date l'incarico. E così l'incarico gli fu dato da tutti quanti, tranne uno che si astenne, e tutto il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi il nonno ebbe questa nomina, e io l'ho saputa, questa nomina, essendo in campagna, perché io sono una vecchia insegnante di matematica e fisica, ero già in pensione, e con la liquidazione ho preso qualcosa in campagna, così tutti i giorni andavo dalle mie bestie in campagna. E logicamente, senza saperne nulla, come moglie, dopo tanti anni di convivenza, ci sono rimasta un po' male, questo mi sembra che sia anche scusabile, no? E allora, una volta tornata a casa, mi chiesi, forse con un tono un pochino più alto che lui non ha sopportato, mi chiesi il perché non me l'aveva parlato, no? E però mi dette una risposta che dovetti accettare, forse quasi volentieri. Mi disse: e non mi ringrazi. Allora, pensando alla sua sicilianità, al suo amore per la sua Sicilia, perché è nato a Caltanissetta, dopo pochi mesi fu trasferito con la famiglia in Alta Italia, poi nel 30 venne a Pistoia, dove io vivevo già, perché io sono pistoiese. E così questa risposta, non mi ringrazi, mi dovetti convincere, insomma, che aveva ragione lui, perché
pensava: io non ho fatto niente per i miei siciliani, ora che ce n'è bisogno devo partire. E partì e stette in Sicilia 4 anni e 4 mesi, in cui è venuto a Firenze solo 3 volte. È stata una vita un po' difficile, non solo per lui, perché appena si mise a sedere alla sua scrivania trovò un telegramma in cui diceva: le auguro successo. Però la parola successo era stata parata da un pezzettino di carta dove c'era scritto ucciso. Quindi questo era il primo saluto appena si era messa a sedere. E poi dopo, naturalmente, anche per mail, telefonate. La sera che lui firmò il maxi processo, le 3500 pagine di maxi processo, la mattina dopo mi trovai una corona da morto appiccicata al giardino, al cancello del giardino. E io, uscendo dal giardino, presi questa corona, la spostai, aprì il cancello e me ne andai. Ma non è eroismo, è solo una ribellione contro la prepotenza degli altri. E avevo già un nipote, poi ne sono nati altri 4, cosa gli avrei insegnato a questi nipotini, a questi 3 miei figli, che gli avrei insegnato? Ma non è eroismo, è solo una prepotenza che non accettavo, come non ha accettato mai le prepotenze il nonno Nino. Quello che loro dicevano della frase "è tutto finito" l'aveva detto uscendo proprio dal tribunale, dove aveva dato le ultime carezze al volto di Borsellino. E questo poi lo ripeté al giorno del funerale di Paolo Borsellino. C'era presente anche il Presidente della Repubblica, era Oscar Luigi Scalfaro, a cui drizzò subito le orecchie dicendo: qui bisogna cambiare politica contro la mafia, non si può continuare a far ammazzare questi giudici. Ma naturalmente non sempre si è raccolta questa raccomandazione. Però dopo disse a Paolo e a Falcone, mi disse proprio così: io non vi lascerò mai soli, finché avrò la voce che mi sostiene, fino a che levo le gambe che mi portano, io continuerò a parlare ai giovani del perché questi due eroi sono morti, perché non si sono ribellati. Perché pensate che Paolo è stato ammazzato la domenica, il giovedì lui sapeva benissimo che era arrivato il tritolo per lui, per essere mandato su insieme a Giovanni Falcone. E allora come mai? Perché la risposta di Falcone fu: perché era il mio dovere, perché io sono un giudice, io devo abituarmi a obbedire alle leggi, io sono per le istituzioni, quindi perché avrei dovuto rinunciare al mio incarico? E così è cominciata la storia ambulante del mio nonno insieme a me, per fortuna, perché dopo 4 anni e 4 mesi di solitudine è stato un po' difficile. Non è stato difficile vivere per 12 anni ancora con la scorta, perché il nonno non era un capo, il nonno era una persona così umile, così tanto affabile, che pensate non sarebbe mai partito se anche la scorta non avesse avuto la macchina blindata. E non partiva, piantava delle rogne tremende, come le rogne le piantava con il ritardo agli appuntamenti, non l'ammetteva assolutamente. E così abbiamo girato insieme, per fortuna finalmente insieme, quei 12 anni con la scorta, che sono stati 12 anni, posso dire, belli. Perché con nonno eravamo due persone che non eravamo delle amanti della società, degli amici. Nonno poi diceva: io non so a chi stringo la mano, per cui io non vado mai in un bar, per cui non vado mai in mezzo alle persone, perché non so a chi stringo la mano. Quindi non voleva proprio. Io ricordo
un fatto di Falcone. Falcone si trovò nell'ufficio del nonno insieme a Contrada. Il nonno non lo salutò nemmeno, ma Falcone, quando strinse la mano per salutarlo, Contrada andò via, lui si strusciò la mano sui pantaloni come per dire ma quasi sporcato la mano questo Contrada. E perché al principio questo Contrada ha fatto le cose per bene, poi dopo ha cambiato un po' idea, per cui era bene che stesse ancora un pochino, poveretto, è malato, questo tutto il rispetto possibile, però insomma la grazia mi sarebbe stata bene vestire addosso, via come vestito la grazia. E volevo solo leggervi una frase che il nonno disse questo giorno in un incontro con i giovani a Vigevano, era il 14 aprile del 94. Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. Ricordo una frase di Borsellino che disse, mi sembra, 30 giorni prima di essere ammazzato: com'è bello il profumo della libertà, così è cattivo il puzzo del compromesso. Il nonno diceva che il compromesso è come uno scambiarsi un favore. Io ti chiedo un favore, però dopo me ne devi fare un altro. E questo è il guaio. Andare a chiedere un favore a un medico, a un amico, perché ci presenti, e poi l'amico ci richiede un altro favore, anche se noi non siamo d'accordo, bisogna essere consenzienti e quindi accontentarlo. E questo è il pericolo grosso. L'unica cosa, ancora, poi zittisco anch'io. Questa è una piccolissima poesia che scrisse un signore, un certo Menato, dopo aver sentito una conferenza del nonno, e capì che in queste parole c'era tutto il nonno, proprio un compensato del mio nonno. La poesia è intitolata L'importanza è seminare. Semina, semina, l'importante è seminare un po', molto, tutto. Il grano della speranza. Semina il tuo sorriso perché tutto splenda intorno a te. Semina le tue energie, la tua speranza per combattere e vincere la battaglia quando sembra perduta. Semina il tuo coraggio per risollevare quello degli altri. Semina il tuo entusiasmo per infiammare quello del tuo prossimo. Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri, la tua fiducia, la tua vita. Semina tutto ciò che c'è di bello in te, le più piccole cose, i non nulla. Semina, semina e abbi fiducia. Ogni granellino arricchirà un piccolo angolo della terra. Quando un ragazzo, dopo averlo sentito, gli chiedeva un aiuto perché si sentiva proprio scoraggiato dalla vita, allora lui diceva una frase che, secondo i miei figlioli, è una frase detta da Bob Dylan. Questa frase è: essere giovani vuol dire lasciare aperto lo blò della speranza anche quando l'oceano è cattivo e il mare e il cielo si è dimenticato di essere azzurro. Quindi mai cadere nella disperazione, ma con la buona volontà si riesce sempre a risollevarsi.
tanti auguri ragazzi e tanti auguri anche a voi tutti. Grazie, grazie per queste ultime parole. E sentendo questi ultimi versi mi viene in mente che nel dialetto calabrese non c'è il futuro. L'abbiamo scoperto parlando con le persone e il mio gruppo ha costruito uno spettacolo proprio su questo, perché ci si chiedeva come mai spesso le persone hanno, dal punto di vista proprio psicologico, perdono questa forza che è pensare che si possa fare qualcosa. E volevo chiedere a se nel siciliano c'è il futuro nel dialetto siciliano o non c'è, giusto per riallacciare questo tema umano, ecco, qui stiamo parlando, e non mi può dire che non c'è sofferenza in questo, al di là del fatto che uno può aver paura o meno. Sì, se la puoi fare, se serve per Sì, per i palermitani non so. quindi... Si resta lì. Nel senso, perché siamo due zone totalmente diverse, il catanese è un po' più solare, il palermitano è più chiuso. Indubbiamente i palermitani mi uccideranno dopo che sentiranno queste parole, però voglio dire, nel senso, è un po' una battuta, ma fino a un certo punto. Comunque il siciliano è diverso dal calabrese, c'è la parola futuro nel dialetto. Comunque la parola futuro c'è nel dialetto, sì, non è una... Poi non so ora in Calabria, perché comunque la Calabria è una realtà un po' particolare, innanzitutto è molto più piccola come regione, come numero di abitanti e tutto il resto. Indubbiamente in questo momento sta passando una situazione di crisi notevole anche la Calabria, crisi anche sociale, politica, insomma, bella pesante la situazione in Calabria. Io sono stato recentemente a Lamezia Terme a sostenere un imprenditore che insomma ha fatto anche fallire un'impresa di 'ndrangheta. Perché poi lì c'è molta mafia economica, perché si sono molto evoluti, quindi insomma, interessante la situazione. Secondo me l'Italia in questo momento è ancora divisa in due. Il sud è parecchio indietro. Quello che sta avvenendo in Sicilia rispetto alle altre regioni, che ti fa capire che c'è una maggiore speranza di futuro, è che nonostante i tanti limiti, nonostante le tante cose, sta avvenendo un po' meno il consenso sociale, le organizzazioni mafiose, tutto il fenomeno dei ragazzi di Addio Pizzo, no? Con i suoi limiti anche nell'azione, perché queste cose nascono sempre molto, un po' si affievoliscono, però ancora è molto alta la tensione, è quasi diventato un po' più di massa rispetto all'inizio, è importante come segnale. Poi bisogna vedere se c'è una classe politica che le sa raccogliere, secondo me... La risposta degli imprenditori... Sì, Ivan Lobello... Però ha dato dei segnali. Ah, ecco, a proposito della Confindustria, in Sicilia ha dato dei segnali, non so quanto dalle altre parti l'abbia date. Per esempio... colgo l'occasione per fare una cosa, per dire una cosa che mi sono dimenticato prima. Ogni tanto esce fuori che qualcuno dice che bisogna convivere con la mafia, in vari periodi storici esce fuori. Allora, noi abbiamo un esempio di come non conviene al cittadino normale convivere con la mafia. La Salerno, Reggio Calabria. Scusate, quello è l'esempio. Dove ogni centimetro viene pagato un pizzo, dove hanno costruito malissimo l'autostrada, perché comunque, o perlomeno, l'autostrada ora sembrava che l'avessero costruita bene l'ultima volta che l'abbiamo fatta. Il problema è che hanno costruito male attorno, perché geologicamente è una schifezza, non solo. Ma quando io sento parlare di sicurezza stradale mi viene da ridere, perché fino a che non avrò sistemato la Salerno-Reggio Calabria, idem quando si parla di limiti di velocità. Se io voglio bloccare l'Italia, rispetti i limiti di velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. Perché un'autostrada con limiti in alcuni punti a 60, perché non è stata omologata la strada, è da suicidio. Allora, tante parole sulla sicurezza stradale, poi lasciamo stare. Detto questo, la domanda che mi avevi fatto, aspetta, perché era arrivata a parlare di Salerno-Reggio Calabria? Per... Ecco, sul convivere della mafia. Ecco, questo ci dimostra che è impossibile, e sulla Confindustria, ecco dov'è che voleva arrivare. Allora... Ci sono ditte emiliane, romagnole, toscane e del centro Italia che hanno pagato tangenti sulla Salerno-Reggio Calabria, che la Confindustria locale le espella. Cioè, come ha fatto quella siciliana? Io l'ho chiesta alla toscana.
l'ho detto, guardate, abbiamo delle ditte toscane che hanno pagato, ci sono inchieste in corso addirittura sulla corruzione di un sindacalista, che Confindustria Toscana si comporti come quella siciliana, l'ho detto anche a Ivan Lobello. Sì, non dire però i nomi delle ditte di fatto. No, volevo dire un'altra cosa su quello che è accaduto in Toscana. Per esempio, noi spesso siamo andati all'Isola d'Elba e ci hanno preso per matti quando si parlava del fatto che la mafia aveva cominciato a comprare aveva cominciato a comprare degli alberghi e delle attività economiche. Poi un altro fatto molto che accade con facilità, in quanto pensiamo appunto che la mafia sia soltanto in Sicilia e in Calabria. Noi eravamo a presentare un libro, io sono anche editore, quindi stavamo presentando un libro a Mercatale, un paesino vicino Firenze, insieme a Saro Crocetta, un sindaco molto coraggioso, di Gela, siciliano, anche lui, però ecco, lui ha dimostrato come un buon sindaco può combattere la mafia. Lui appena insediato ha combattuto sul serio la mafia, perché ha tolto gli appalti alla mafia e per questo chiaramente è stato condannato a morte ed è sotto scorta. E quindi eravamo lì a presentare il nostro libro quando il sindaco di Mercatale venne fuori, persona per benissimo, ci mancherebbe altro, comunque cominciò con lo standard di dire poveretti voi che avete la mafia, noi invece stiamo bene, e così via. Finito di presentare il libro, si sono avvicinati due personaggi di Gela che volevano firmato il libro. E a un certo punto venne fuori che erano i fratelli di chi l'aveva condannata a morte. No, non erano i fratelli. Erano i fratelli di chi lui aveva fatto arrestare, sì, con uno scandalo recentemente, a seguito del quale poi nel contesto... Insomma, comunque ci seguirono, poi c'era tra l'altro la moglie anche del procuratore Grasso. Ci seguirono, chiaramente c'era la polizia con noi, poi a loro volta sono stati seguiti. Sono stati seguiti, sono andati a casa, sono scomparsi dalla zona. Comunque la cosa paradossale fu che quando gli chiesero